È arrivato un momento molto intenso. Possiamo dire voltiamo pagina, diamo una svolta decisiva. Com'è, scusi, la svolta? Decisiva. Va bene. È arrivato il momento di Felix. Di chi? È uno dei grossi esponenti del calcio, un esperto. Mi dicono, lo conosci? No. Ma come lo definirebbe? Un maschio abbastanza e tendenzialmente maschiale. Un personaggino get down. Get down. È arrivato il momento di Felix ed io con tanta allegria voglio annunciare... Felix. Va bene. Felice Caccamo. Forse meglio. Non annuisca. Caccamo. Cosa sta facendo? Cos'era quella luce? Stavo dormendo. No, dormendo. Lei si stava facendo una lampada, si stava abbronzando artificialmente. Ma va come rosso in faccia. Stavo dormendo, un pisolino. Si muoveva, l'abbiamo vista. No. Chi si muoveva? Lei. Io, del sonno. Ma che nel sonno? Quando mai mi muovo il sonno? Non ciurli nel manico, lei si stava facendo una lampada. Sono 20 anni che lo ciurlo, non pazziamo su queste cose, sto facendo una cura per riabilitare il mio fisico, il mio corpo, il mio intelletto a un livello normale, perché mi sento una chiavica, è un periodo... Stentiamo a crederle, però la inviterei a parlare di calcio. Vabbè, parliamo del Napoli? Sì, parliamo del Napoli, mangio leggero perché pure i grassi fanno male, allora mi sto buttando su insalate, insalate di pesce mare. È giusto. Struzzo in bianco senza mettere in bianco. Parliamo degli azzurri invece, per cortesia. Parliamo degli azzurri. Il Napoli. Che sono gli azzurri? O pesce azzurro? No, il pesce azzurro, il Napoli. Il Napoli. Parliamo del Napoli. E dunque. Che vogliamo dire? Anche un po' di aerobica fa bene, se volevo parlare. Poi si mette una bella tuta in azzurra, un body. Una tuta azzurra, un body? Che ne sacci, quello è mia moglie che mi veste. Ah, sì? Vabbè, parliamo del Napoli. Che gusti, aerobica fa anche. Il Napoli. Cagiarice del Napoli. Ci dica lei, ha visto la partita? Ho visto la partita. Una partita briosa, se vogliamo parlare in termini di brio. Di brio, certo. La partita dove Nino D'Angelo, il grande cantante partenopeo, Arit, anche questa settimana Fonseca, il tedesco, segna. Il tedesco? Ma come tedesco? Uruguaiano Fonseca. Il nome è tedesco, Fonseca, come Fon Karajan. Ma per favore, non faccia dell'umorismo. Cos'è? Un'enfisema. Era una battuta. Lei è schiavo dell'umorismo. Ci avverta. La battuta è mia ossessione, ma la già fa. Purtroppo è un periodo così. Deve essere aerobica, mi fa bene, fare bodybuilding. Ma lei fa anche bodybuilding adesso? Faccio bodybuilding, faccio stretching. E nuoto sincronizzato pure. È venuto pure lei, piscina? Non ci credo. Con Bruscolotti. Ma come con Bruscolotti? Lei? Oh, facciamo in coppia. Lei e Bruscolotti. Ma non è vero. Lui sta sott'acqua, mi tiene i piedi e io sopra faccio questa cosa. E si butta giù con la gamba e poi si torna su con l'altra. E poi si possono fare tutte e due. Si afferma. Cacca, ma stava parlando del Napoli. C'è stato questo gol di Fonseca che non è tedesco. È uruguaiano. Ecco, poi com'è andata la partita? La partita in Lecce ha avuto un momento di un momento di superiorità in campo e poi finalmente come un fulmine a ciel sereno, come un'eruzione vesuviana, che persino la scarpa del calciatore si è offesa da questo tiro strapotente. Che cosa sta dicendo? E ha pareggiato Policompo. A parte che non ha pareggiato ma ha fatto il gol del 2-1 e poi Policompo non esiste. Non esiste Policompo. I giornali sbagliano, qua c'è scritto Policompo. No, c'è scritto Policano. Policano. Policarpo. No, non è Policarpo. Politinca, Politeama, ma che Politeama? Polistilo. Voglio dire, secondo me c'è un errore nella prima parte del cognome, cioè su Poli. Ma non dica, ma come si chiama allora? Pilotrancio. Pilotrancio, si chiama Policano. Sembra un cognome, Pilotrancio. Pilotrancio, è un cognome... Pecchia. Pecchia. Pecchia mi ricorda una pecchia. No, ecco, lasci stare. Comunque si chiama Policano. Policano. Sì. E ve lo terrò a mente. Ecco, se ne convinca.
Piropecchio no, Piropecchio non Piropecchio. Era in panchina, mi pare. Neanche Polipecchio, guardi. Finisco con una nota mia personale, perché sì, oggi purtroppo il fisico mi ha abbandonato, e quindi solo oggi. Una strana sensazione di inutilità. Di inutilità, di mai invaso. E quindi solo oggi. Dopo solo due anni. Sicché voleva fare qualcosa prima di chiudere? Volevo salutare e dirvi che il provino alla Scavolini Pesaro. Sì? Sì. Di chi, scusi? Mio. Ma come suo? Certo, no, come ruolo se... di guardia non è andato bene per le invidie. Ma come invidie? Certo. Quindi lei soprattutto non va a giocare. Kill Catapecchi là di Magnifico a Ritt, o gira fuori a Ritt, no, non lo vogliamo. E quindi lei non giocherà nella Scavolini. Rimango la Claire Cantù.